con mister Caroli dopo questo pareggio per voi sicuramente amaro, quindi siete un punto importante, però insomma è un po' a sorpresa questa Sanjo arrivata in 2-0, quasi sperato. Sì, il 2-0 sicuramente è un risultato nel primo tempo e sì, può essere anche una bellissima sorpresa per noi, però credo che sia per l'atteggiamento che abbiamo avuto, sia tattico che mentale, è stato il risultato giusto il primo tempo. Il secondo tempo sicuramente l'episodio del primo gol ha condizionato un po' tutti, perché l'ambiente di Grosseto e poi le potenziali tratti anche di Grosseto per normale che avrebbe messo in difficoltà chiunque. Io sono contentissimo del grandissimo primo tempo che c'è stato e soprattutto sono contentissimo da dopo il 2-2, perché qualsiasi squadra sarebbe stata a terra. Noi siamo una squadra molto giovane e dobbiamo crescere, però quindi, come ho detto prima, noi ci portiamo a casa i nostri errori, che sicuramente sono stati, ma io non vado a casa scontento, io vado a casa contentissimo, perché vedo sempre dei ragazzi che si comportano nel modo giusto, nel senso che affrontiamo con le nostre armi le partite nel modo corretto. Poi a volte puoi perdere, a volte puoi pareggiare, a volte puoi vincere, mi cambia relativamente, la strada è quella giusta per salvarsi. Senti, nonostante il successo in Coppa, mi ricordo che proprio mister Napini fece complimenti alla tua squadra perché intravedeva delle potenzialità. Durante l'anno ho parlato più volte col collega amico Massimo Paciardi, anzi che saluto, e lui è vero che è di parte, però mi aveva già avvertito sul fatto che la tua squadra nel frattempo fosse cresciuta molto da allora, ed è effettivamente così, perché non sono brutto, però bella San Giovanni, perché non ha sofferto minimamente il fatto che non ci stava nemmeno un tiro nel primo tempo da parte di questo. Sì, io diciamo che anche prima della partita gli ho detto la stessa cosa, cioè quel 18 agosto è stato per noi un momento di critiche, di dubbi che hanno avvolto un po' l'ambiente, un po' la squadra, ma come è giusto che sia, perché siamo una squadra giovane e manca questo e manca quest'altro. Poi secondo me non manca niente, mancava semplicemente avere il tempo per crescere. Ancora siamo all'inizio campionato, la squadra sta reagendo bene, sicuramente da quella partita di Coppa Italia la crescita è stata diciamo esponenziale, ma è giusta in rapporto a quello che poi i ragazzi danno durante la settimana, perché poi credo che sia lì tutta la situazione oltre alla domenica. Diceva mio vecchio allenatore che la domenica veniamo a ritirare le medaglie se ci siamo comportati bene durante la settimana, e questo mi fa piacere per loro, perché tante volte ti alleni benissimo in settimana e poi la domenica la fortuna o la sfortuna ti fa perdere o vincere. Questa è la strada giusta, e quindi lo saluto anch'io Massimo Paciardi, però si parla, ci si confronta sempre con Massimo e credo che ha ragione, che da quella partita lì qualcosa è successo, ma non è che lo fa accadere qualcuno, lo fa accadere che poi il lavoro sicuramente, ma è anche un qualcosa che nasce dentro lo spogliatoio. Ci siamo accorti che da quella partita il Grosseto è una squadra fortissima che si merita sicuramente di stare tra le prime, da quella partita siamo accorti che bisognava fare qualcosa in più, se no il campionato sarebbe stato veramente difficile per noi. Per ora non è che dico che sia facile, però stiamo dimostrando che siamo all'altezza di affrontare le partite in questo campionato, perché tanti sono esordienti, quindi questo non va mai dimenticato nella nostra squadra, ma non per avere alibi io, semplicemente perché qualche errore di gioventù si può commettere, insomma lo combinano i vecchi, lo possono combinare anche i giovani. Questo è l'aspetto più importante, avere questa crescita da parte di tutti. Sono contento anche oggi, ha giocato Polo al posto di Mencagli, un ragazzo che dal primo minuto all'esordio, sono contento perché anche lui ha bisogno di crescere, e in ambiente come Grosseto penso che se lo ricorderà per tutta la vita. Grazie mille, Luca. Grazie, e bocca a bocca.